Gloria a Dio. Tutta la gloria va a Dio e a Gesù. Bene, cari, nella grazia di Dio, vi saluto nella pace del Signore. Stasera ci sarà una webcam in diretta con con l'aiuto del Signore, del Signore. Porteremo avanti l'opera che lo Spirito
Sando ci ha messo nel cuore. La parola che dedicheremo questa sera è in Luca capitolo 4. Mentre vi preparate, voi chi ha una Bibbia può leggerlo, mentre noi cercheremo di fare una piccola preghiera. Chi vuole venire dietro con la preghiera può innanzitutto mettersi comodo, sottomettendosi a Dio e a Gesù in umiltà. In sintesi, di riconoscere il figlio di Dio come suo re. Perché riconoscendo Gesù come re, re, avviene una metamorfosi. Trasformazione totale. Dalla testa fino ai piedi. Perché dico, avviene questa trasformazione totale. Perché il nostro cuore e il nostro cervello e la nostra mente e il nostro spirito va in comunione perenne. Eterna. Bene. Chi vi è possibile, chiudete gli occhi. Il video lo potrete vedere
in qualunque momento, quando sarà finito, se la società Facebook ci consente di registrarlo, sarà immortalato in online. Padre Santo, Dio d'amore, questa sera vogliamo venire a te, tutti insieme, come un solo, unico corpo. Sì, Padre. E mentre veniamo a te, Padre, vogliamo portare insieme a noi un grande pacchetto dove ci sono tutti i nostri problemi. I nostri peccati, le nostre malattie, e tutto ciò che concerne l'estasi di tutto il tempo che siamo stati lontano da te, inconsapevolmente, Padre. Abbiamo peccato o ci hanno fatto peccare, ma siamo consapevoli che l'abbiamo fatto, Padre, e ti chiediamo perdono oggi, stasera, Padre. Stende la tua mano attraverso il tuo figliolo. E ricevi questo grande pacchetto che ti offriamo come profumo soave a te gradito. Grazie, Padre, che tu hai accettato questo nostro desiderio di tutto ciò che ci torturava. Tutto ciò che il nemico ci ha fatto credere. Sì, Padre. Oggi desideriamo essere rinnovati da te, sia nello spirito che nella carne. Purificaci, Signore, con il tuo grande amore, con la tua grande potenza. Sì, Signore.
Grazie, padre. Padre, Dio d'amore. E dato che siamo qui, tutti riuniti, qui davanti a te, in questo cortile santo, sì, Padre, desideriamo che tu ci guarisca completamente. Grazie, Padre, Dio d'amore. Amore. Grazie. E dato che siamo qui, Padre, tutti noi, questa sera vogliamo pregare per tutte le anime e le persone che non ti conoscono ancora. Sì, papà. Sì, papà. Grazie. Stasera, Padre, vogliamo leggere la tua parola in Luca capitolo 4. Ma stasera siamo vuoti dentro di noi. È quello che desideriamo, che al posto nostro parli tu, Padre. O ci riempi con il tuo Santo Spirito e ci stracolme di sapienze. Onde possiamo aprirci e sfogarci.
sfogarci. Buttando tutto ai piedi del tuo figliolo, Gesù. Seminando il germe dell'Evangelo sulle strade del mondo. Grazie, Padre. Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Bene, miei cari bene. Miei cari, nella grazia di Dio. Potete adesso mettervi comodi, tranquilli, ed ascoltate ciò che il Signore ci vuole trasmettere con la sua parola in Luca capitolo 4.
Amen. In questo capitolo i fratelli lo hanno definito il capitolo della tentazione di Gesù Cristo. E dal primo versetto vogliamo farlo leggere in Balabolk. MP3. https://www.ilsoftware.it/downloads.asp. Webcam scrittura automatica italiano Enrique Luca capitolo 4 sei invitato a partecipare the peace of the Lord is with all of you uno do the link to be invited in my transmissions here in chat YouTube invitatio.
All in My Channel 2401 2019 Angelo Picone Addi me as a contact on YouTube https://www.youtube.com/ch/ocha6y7vy0oqv/videos My profile Facebook Angel Picone Click the invitation and so you will be live in YouTube when uno keep the direct transport to all copy and past the invitation. Thank you, good day to all uno reviewing the Lord Jesus to all as you are today uno am praying for you all you let me know if you have to have you need call some and God bless stati uniti here my website with Find everything http://www.gesulalucedelmondo.it/. My Skype più vicini a Gesù, my email angelopiconelicata@yahoo.it, phone 0049-6162-919-37677, colergent evening hours in WHT SAP exclusive 0049-177-183805 cell phone calls con me in the Facebook in MSN webcam uno ad audio call thanks for your cooperation Luca 4 e un minuto or Gesù ripieno dello Spirito Santo se ne ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, ed era tentato dal diavolo. Luke 4 e un minuto. And Jesus, full of the Holy Spirit, came back from the Jordan, and was guided by the Spirit in the wasteland. Luca 4 e 2. E durante quei giorni non mangiò nulla, e dopo che quelli furono trascorsi, ebbe fame. Luke 4 e 2 For 40 days, being tested by the evil one. And he had no food in those days, and when they came to an end, he was in need of food. Luca 4 e 3 E il diavolo gli disse, se tu sei figliuol di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Luke 4 e 3 And the evil one said to him, if you are the son of God, give orders to this stone to become bread. Luca 4 e 4 E Gesù gli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Luke 4 e 4 And Jesus made answer to him, it has been said in the writings, bread is not man's only need. Luca 4 e 5 E il diavolo, menatolo in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse. Luke 4 e 5 And he took him up and let him see all the kingdoms of the earth in a minute of time. Luca 4 e 6 Ti darò tutta quanta questa potenza e la gloria di questi regni. Perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. Luke 4 e 6 And the evil one said, He will give you authority over all these, and the glory of them, for it has been given to me,
And give it to anyone at my pleasure. Luca 4 e 7. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua. Luke 4 e 7. If then you will give worship to me, it will all be yours. Luca 4 e 8. E Gesù, rispondendo, gli disse, sta scritto, adora il Signore il Dio tuo, e a Lui solo rendi il tuo culto. Luke 4 e 8. And Jesus in answer said to him, it is been said in the writings, give worship to the Lord your God, and be his servant only. Luca 4 e 9. Poi lo menò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse, se tu sei figliuolo di Dio, gettati giù di qui. Luke 4 e 9. And he took him to Jerusalem and put him on the highest point of the temple and said to him, if you are the son of God, let yourself go down from here, for it is said in the writings. Luca 4 e 10. Perché sta scritto, egli ordinerà ai suoi angeli intorno a te, che ti proteggano. Luke 4 e 10. He will give his angels orders to take care of you. Luca 4 e 11. Ed essi ti porteranno sulle mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Luke 4 e 11. And, in the hands they will keep you up, so that your foot may not be crushed against a stone. Luca 4 e 12. E Gesù, rispondendo, gli disse, è stato detto, non tentare il Signore il Dio tuo. Luke 4 e 12. And Jesus made answer and said to him, it is said in the writings, you may not put the Lord your God to the test. Luca 4 e 13. Allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. Luke 4 e 13. And when all these tests were ended, the evil one went away from him for a time. Luca 4 e 14. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la contrada circonvicina. Luke 4 e 14. And Jesus came back to Galilee in the power of the Spirit, and the news of him went through all the country round about. Luca 4 e 15. E insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Luke 4 e 15. And he was teaching in their synagogues and all men gave him praise. Luca 4 e 16. E venne a Nazareth, dove era stato allevato, e com'era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere. Luca 4 e 16. And he came to Nazareth, where he had been as a child, and he went, as his way was, into the synagogue on the Sabbath, and got up to give a reading. Luca 4 e 17.
Gli fu dato il libro del profeta Isaia. E aperto il libro trovò quel passo dove era scritto. Luke 4:17. And the book of the prophet Isaiah was given to him and, opening the book, he came on the place where it is said. Luca 4:18. Lo spirito del Signore è sopra me. Per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a bandir liberazione a prigionieri, e dai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is on me, because uno am marked out by him to give good news to the poor. He has sent me to make those who are broken hearted, to say that the prisoners will be let go, and the blind will see, and to make the wounded free from their chains. Luca 4:19. E a predicare l'anno accettevole del Signore. Luke 4:19. To give knowledge that the year of the Lord has a good pleasure is come. Luca 4:20. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Luke 4:20. And shutting the book he gave it back to the servant and took his seat, and the eyes of all in the synagogue were fixed on him. Luca 4:21. Ed egli prese a dir loro, oggi, s'è adempiuta questa scrittura, e voi lo dite. Luke 4:21. Then he said to them, today this word is come true in your hearing. Luca 4:22. E tutti gli rendeano testimonianza, e si maravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano, non è costui il figliuol di Giuseppe. Luke 4:22. And they were all giving witness, with wonder, to the words of grace which came from his mouth, and they said, is not this the son of Joseph? Luca 4:23. Ed egli disse loro, certo, voi mi citerete questo proverbio. Medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Luke 4:23. And he said to them, without doubt you will say to me, let the medical man make himself well, the things which to our knowledge were done at Capernaum, do them here in your country. Luca 4:24. Ma egli disse, in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Luke 4:24. And he said to them, truly uno say to you, no prophet is honored in his country. Luca 4:25. Anzi, vi dico in verità che ai di Delia, quando il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi e vi fu gran carestia in tutto il paese, c'eran molte vedove in Israele. Luke 4:25. Truly say to you,
There were a number of widows in Israel in the days of Elisha. When the heaven was shut up for 3 years and 6 months and there was no food in the land. Luca 4 e 26. Eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Sarepta di Sidon. Luca 4 e 26. But Elisha was not sent to one of them, but only to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow. Luca 4 e 27. E al tempo del profeta Eliseo, c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessun di loro fu mondato, ma lo fu Naaman il Siro. Luca 4 e 27. And there were a number of lepers in Israel in the time of Elisha the prophet, and not one of them was made clean, but only Naaman the Syrian. Luca 4 e 28. E tutti, nella sinagoga, furono ripieni di ira all'udir queste cose. Luca 4 e 28. And all who were in the synagogue were very angry when these things were said to them. Luca 4 e 29. E levatisi, lo cacciaron fuori della città, e lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù. Luke 4 e 29. And they got up and took him out of the town to the edge of the mountain on which their town was, so that they might send him down to his death. Luca 4 e 30. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Luca 4 e 30. But he came through them and went on his way. Luca 4 e 31. E scese a Capernaum, città di Galilea, e vi stava ammaestrando la gente nei giorni di sabato. Luca 4 e 31. And he came down to Capernaum, a town of Galilee, and he was giving them teaching on the Sabbath. Luca 4 e 32. Ed essi stupivano della sua dottrina perché parlava con autorità. Luca 4 e 32. And they were surprised at his teaching, for his word was with authority. Luca 4 e 33. Or nella sinagoga si trovava un uomo posseduto da uno spirito di immondo demonio, il quale gridò con gran voce, Ai! Luca 4 e 33. And there was a man in the synagogue with an unclean spirit, and he gave a loud cry and said, Luca 4 e 34. Che vuoi fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Luca 4 e 34. Let Stati Uniti be. What have we to do with you? Jesus of Nazareth. Have you come to put an end to Stati Uniti? I have knowledge who you are, the only one of God. Luca 4 e 35. E Gesù lo sgridò, dicendo, ammutolisci, ed esci da quest'uomo.
E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Luke 4 e 35. And Jesus said to him, be quiet, and come out of him. And when the evil spirit had put him down on the earth in the middle of them, he came out of him, having done him no damage. Luca 4 e 36. E tutti furono presi da sbigottimento e ragionavano fra loro, dicendo, qual parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi, ed essi escono. Luke 4 e 36. And wonder came on them all and they said to one another, what are these words? For which authority and power he gives orders to the evil spirits and they come out. Luca 4 e 37. E la sua fama si spargeva in ogni parte della circostante contrada. Luke 4 e 37. And there was much talk about him in all the places round about. Luca 4 e 38. Poi, levatosi ed uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Or la suocera di Simone era travagliata da una gran febbre, e lo pregarono per lei. Luke 4 e 38. And he got up and went out of the synagogue and went into the house of Simon. And Simon's wife's mother was very ill with a burning heat, and in answer to their prayers for her. Luca 4 e 39. Ed egli, chinatosi verso di lei, sgridò la febbre, e la febbre la lasciò, ed ella alzatasi prontamente, si mise a servirli. Luke 4 e 39. He went near her, and with a sharp word he gave orders to the disease, and it went away from her. And straightway she got up and took care of their needs. Luca 4 e 40. E sul tramontar del sole, tutti quelli che avevano degli infermi di varie malattie, li menavano a lui, ed egli li guariva, imponendo le mani a ciascuno. Luca 4 e 40. And at his sundown all those with anyone ill with any sort of disease, took them to him, and he put his hands on every one of them and made them well. Luca 4 e 41. Anche i demoni uscivano da molti gridando, e dicendo, tu sei il figliuol di Dio. Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il Cristo. Luke 4 e 41. And evil spirits came out of a number of them, crying out and saying, you are the Son of God. But he gave them sharp orders not to say a word, because they acknowledged that he was the Christ. Luca 4 e 42. Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto, e le turbe lo cercavano e giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si partisse da loro. Luca 4 e 42. And when it was day,
come out and went to a raised place. And great numbers of people came looking for him, and they came to him and would have kept him from going away. Luca 4 e 43. Ma egli disse loro, anche alle altre città bisogna ch'io evangelizzi il regno di Dio, poiché per questo sono stato mandato. Luke 4 e 43. But he said to them, I have to give the good news of the kingdom of God in other towns, because that is why uno was sent. Luca 4 e 44. E andava predicando per le sinagoghe della Galilea. Luke 4 e 44. And he was teaching in the synagogues of Galilee. Gloria a Dio. Alleluia. Bene, cari nella grazia, come abbiamo sentito, come abbiamo sentito, questo MP3 è stato favoloso. Tutti quelli che lo hanno ascoltato o lo ascolteranno in avvenire diranno beati. Lo ha composto. E beato lo Spirito di Dio che ha dato autorità nel comporre questa scrittura automatica. Perché tramite questo evento, tutti i video vecchi e nuovi in avvenire saranno trasformati tutti in tutte le lingue. Il video accanto come questo che state vedendo e lateralmente la lingua designata sia in italiano che accanto quella inglese o francese o rumena o russa, californiana e via seguita. Tutte le lingue. Tra parentesi, vogliamo terminare questo discorso, tra parentesi, adesso qui, e dare qualche responso a ciò che abbiamo ascoltato. Amen.
dal primo versetto dice: Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. E miei cari, sì, miei cari, voglio ripetere. Chi è l'uomo di oggi o di ieri o del passato che resisteva 40 giorni senza nutrirsi, senza mangiare? Chi è quell'uomo? Chi è quella entità che poteva e può resistere 40 giorni senza prendere cibo? A mio parere, non esistono persone e non esistevano persone che potevano fare questo procedimento di 40 giorni nel deserto senza toccare cibo, digiuno completo. Ma avvenne che dopo questi 40 giorni Gesù ebbe fame. Ma quando il nemico, il diavolo, che lo seguiva e in continuazione poteva spingerlo con le sue illusioni e con i suoi trabocchetti, istigò Gesù in diversi tranelli di poterlo fare cadere nel peccato. E dal secondo versetto dice: durante quei giorni non mangiò nulla, e quando furono trascorsi ebbe fame. Cari, come ho potuto precisare nell'estensione del primo versetto, chi
che non esistevano persone e non esistono persone né ieri né nel passato e nel presente che potevano resistere fuori di Gesù a questa situazione e di non cadere nel tranello che il nemico gli aveva preparato. Durante questi giorni ebbe fame. Sappiamo cosa vuol dire avere fame. Io prendo su di me perché non voglio nominare nessuno altro all'infuori di me. Io prendo me e dico che ormai sono così abituato che neanche arriva mezzogiorno e la mattina faccio colazione. Alle 7 la mattina faccio colazione. E quando arriva mezzogiorno già mi comincia la sensazione della fame e quasi quasi, se non mangio, mi comincia a girare la testa. Io ho preso me e non dico 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni. Non dico questo, non sto avanzando neanche di mezza giornata, perché passando mezza giornata già sono in difetto. Sembra che il mondo mi cascasse addosso, essendo una debolezza immensa dentro di me. Quasi che barcollo da questo lato e dall'altro. Così considero cosa vuol dire questo mio Signore che ha resistito 40 giorni nel deserto senza prendere cibo. E considero anche che dopo questi 40 giorni nel deserto il nemico Satana lo tentò. Vedete? Dal terzo versetto dice: il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Cosa voleva il diavolo? Voleva che Gesù, istigato da Satana, commetteva che avrebbe fatto peccare Gesù. Ma Gesù si difese dicendo soltanto una cosa: Gesù gli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Cari nella grazia,
Sì. Desidero fare questa affermazione. Quando tutto ci sembra caderci addosso e siamo proprio a terra completamente e qualche peso sembra che ci appesantisce il nostro corpo, sembra che ci schiacciasse. E il nemico ci sussurra nell'orecchio spiritualmente questa affermazione preciso che è individuale. Individuo per individuo. Non c'è un'affermazione globale per tutti, ma è individuale a Gesù. Satana in quel preciso momento lo tentò diverse volte. Satana all'uomo, sia di ieri, di oggi e di domani, non ha bisogno di tutta questa affermazione perché l'uomo è debole, l'uomo è fragile e al primo scatto cade. Perché cade l'uomo subito? Cade perché l'uomo non si predispone totalmente sotto la grazia di Dio e di Gesù sotto la sua protezione. Ecco perché l'uomo cade subito. E dal quinto versetto dice: il diavolo lo condusse in alto. Figuriamoci, se lo portò proprio in cima.
in alto. Gli mostro in un attimo tutti i regni. Del mondo. E gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Vedete, il diavolo di chi è stato gratificato, di chi è stato in donazione, chi gli ha dato questo potere? Dio. Ma se Dio è il padre di Gesù e ciò che ha il padre è del figlio, vedete? E Dio aveva dato questo potere a questo angelo, Lucifero, gli aveva dato questo potere che era il più bello. E dicono che è ancora il più bello degli angeli. Ma si montò la testa e voleva comandare lui. E Dio lo scacciò. E questo Lucifero, ribellandosi, si portò con sé tutta la potenza che Dio gli aveva donato. E così adesso, di fronte al figlio di Dio, a Gesù, gli diceva: guarda quanta potenza che c'ho io, guarda! Guarda quanta potenza che io gli ho fatto vedere tutti i regni del mondo. E io la posso donare a chi voglio io. Già il tranello era preparato per Gesù. Se Gesù non era proprio stabile nella potenza della fede, nel Dio Padre, cadeva. E qui ancora, gli dice: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata donata, mi è stata data, e la do a chi voglio io. Vedete? Lui
questa potenza che Dio gli aveva donato, la voleva donare al figlio di Dio. Perché, visto che era in quel momento così debole, affamato, depresso, pensava lui, cercava di consolarlo con questa visione di tutti questi regni. Sapete quando uno si trova nel deserto e vede quei miraggi, che si trova assetato con le labbra secche e spapolate dal desiderio di bere, che le labbra si spapolano tutti e sono completamente assetati. Vedete Gesù in quale condizione si trovava dopo tutto questo periodo nel deserto, senza toccare cibo e sicuramente senza toccare acqua. Ora io l'ho detto in anticipo, non ci riuscirei neanche un giorno o due a fare questo sacrificio. Perché, come ho detto, faccio colazione la mattina alle 7 e quando arriva mezzogiorno ho fame e non vedo l'ora che mangio. Perché appena passa un pochettino di più mi comincia a girare la testa, già non resisto più e mi vengono dei sbandamenti. Adesso io posso capire cosa era Gesù e cosa è Gesù oggi, che ha dato la sua vita per me e per te.
e dal settimo versetto dice questo: se dunque tu ti prostri ad adorarmi, tutto questo che ti ho mostrato sarà tuo. Sarà tutto tuo. Vedete come Satana ha elaborato tutto questo pensiero per far cadere Gesù. Tutto questo che ti ho fatto vedere in miraggi sarà tuo se tu mi adori e ti prostri davanti a me. Io lo do a te. Gesù comprese che tutto questo raggiro era per farlo cadere nella tentazione designata dal nemico nei riguardi di Gesù. E si aiutò con queste parole. Gesù gli rispose: sta scritto, adora il Signore, il tuo Dio, e a Lui solo rendi il tuo culto. Culto. Detto questo, il diavolo non poté più. Gli avevano finite le risorse di poter far cadere Gesù.
quell'argomento. Allora penso, dal versetto 9 dice: allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio. E gli disse: se tu sei figlio di Dio, vedete questa affermazione, se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Perché sta scritto: egli ordinerà ai suoi angeli che ti proteggano. Vedete, da un lato lo portò in alto nel tempio e dall'altro lato gli disse: buttati, se tu sei figlio di Dio. Dai questa dimostrazione, se tu sei figlio di Dio, buttati. Non aver paura, buttati, perché se tu sei figlio di Dio, il Padre che ti vuole bene manderà degli angeli a prenderti, a soccorrerti. E non avrai difficoltà. Vedete? Ma come? Gesù si trova in alto e lui lo tentava dicendo: buttati, prova, se sei figlio di Dio, prova, dimostracelo, così tuo padre, Dio, manderà una legione di angeli e ti soccorrerà. Vedete come Satana provocò Gesù. Al versetto 11 dice ancora: ed essi ti porteranno sulle mani, perché tu non inciampi con il piede in una pietra. Vedete, il diavolo da una parte lo portò in alto nel tempio, dall'altra lo provocava dicendogli: se tu sei figlio di Dio, non aver paura, buttati, buttati giù, dimostracelo, lo voglio vedere. Vedete come lo provocava? Se tu sei figlio di Dio, buttati. Se tu sei figlio di Dio, sicuramente Dio, tuo padre, manderà una legione di angeli a soccorrerti e il tuo piede non vacillerà e non si rovinerà, perché gli angeli ti porteranno nel palmo della mano. Ma qui Gesù, dal versetto 12, Gesù gli rispose un'altra affermazione. Vedete, Gesù affermava ciò che era scritto nella Bibbia. È così che Gesù si difendeva.
E così anche noi dobbiamo difenderci quando leggiamo la Bibbia e ci ricordiamo questi versi. Dobbiamo difenderci così. Sta scritto così. Gesù disse, nel versetto 12 in poi, disse, Gesù gli rispose, è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Queste parole ci disse, sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Con questa affermazione, Gesù sciolse completamente dal legame che Satana lo teneva in quel momento incatenato, con il disturbo della sua presenza vicino a lui. E dal versetto 13 dice ancora, allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento determinato. Non sappiamo questo momento determinato qual è, lo sappiamo, ma adesso non mettiamolo qui davanti. Ci arriveremo, non vi preoccupate, questo momento è cruciale per Gesù, perché lo ha desiderato lui passarlo, questo momento, perché ha dato la sua vita per noi, è morto per te e per me, ma risuscitò il terzo giorno. Appena sposto il cursore del mouse, interrompo la scrittura automatica e questo non mi deve più succedere. Perché noi vediamo quando alleviamo i bambini, i nostri figli, quando il nostro figlio o nostra figlia cade, la rialziamo, però ci accorgiamo come lui o lei cade e cerchiamo di avvisarle di non andare
su quella via o fare quel preciso tragitto o quella precisa azione o quel cosiddetto problema che gli ha creato la caduta o quella disgrazia o quella difficoltà. Noi cerchiamo di proteggere nostro figlio e anche chi desideriamo aiutare, perché questo è il dilemma. Quando uno vede qualcuno che sta zoppicando o sta cadendo o ci sta succedendo una disgrazia, che facciamo noi? Lo soccorriamo onde evitare quella caduta o di rialzarlo dalla caduta che gli è successo. E qui noi stiamo facendo, tra virgolette, qualcosa che ci istruisce ad andare avanti mettendo giudizio sulle azioni determinate. E tra virgolette ritorniamo al nostro discorso. Quando Gesù detto queste cose, Satana lo lasciò tranquillo fino a una certa data che attese con ansia il nemico che gli potesse succedere. E qui Gesù Cristo in Galilea, dice il testo, dal 14° versetto, dice: Gesù nella potenza dello Spirito se ne tornò in Galilea e la sua fama, vedete, la sua fama sparse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificava e glorificato da tutti. Vedete, Gesù, mentre proseguiva questo viaggio, lui già dava quei segni miracolosi, aiutava, guariva, la sua fame cresceva di attimo dopo attimo, giorno dopo giorno, e si manifestava la sua potenza dopo questo tragitto dei 40 giorni che Satana lo tentò. Gesù ebbe quella libertà di dimostrare la potenza del nostro Padre Celeste, Dio d'amore. Ecco perché l'uomo oggi, quando si allontana da Dio, resta umile, senza forza, senza nessun rispetto e senza nessun aiuto da nessuno, anzi tutto lo soccombe e lo schiaccia quel peso della natura. Solo la presenza dello Spirito di Dio e di Gesù che è dentro di noi ci fortifica e ci dà quella sensazione di poter continuare giorno dopo giorno in altezza, e nella gioia e nella vita eterna. Solo così, non c'è altra via. Gesù è la via, la vita eterna
che porta al pane. Gesù nella sinagoga di Nazareth. Dal 16 versetto dice: si recò a Nazareth. Dov'era stato allevato. Vedete, Gesù ritornò a Nazareth dov'era stato allevato. Perché Gesù lo chiamavano il Nazareno. Perché lo chiamavano il Nazareno? Perché Gesù, dalla sua infanzia, dopo il ritorno nella sua patria, visse fino all'età che cominciò il suo viaggio nel deserto a Nazareth, e lo chiamava il Nazareno. E com'era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Gesù entrò nella sinagoga, si sedette. Al momento che opportuno si alzò prese pergamena dove era scritta la parola profetica di quei tempi, la guardò, pregò, la lesse, finito di leggerla, disse queste parole. Vedete, entrò di giorno di sabato nella sinagoga, alzatosi per leggere, dal 17° versetto dice: gli fu dato il libro del profeta Isaia. Lui, aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto, dal 18° versetto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Caspita, e che cosa c'è di male?
detto la parola. Chi ha letto? Ma appena finito. Disse, perciò, mi ha unto per evangelizzare i poveri. Vedete, dal 17° versetto, ripeto, gli fu dato il libro del profeta Isaia, apertolo. Il libro trovò quel passo dove era scritto: lo spirito del Signore è sopra di me. Vedete? E fu la realtà. Perciò mi ha unto, vedete? Mi ha unto per evangelizzare i poveri. Vedete? Quando io ho letto questo passo, io mi sono immedesimato con tutta la mia mente e con tutto il mio corpo e con tutto il mio spirito a queste affermazioni. E la mia vita cambiò da così a così. E questo lo puoi fare anche tu che stai guardando, anche tu che stai guardando, affermando ciò che Gesù affermò 2019 anni or sono. Io lo sto affermando adesso. Tu lo puoi affermare stasera, o domani, o dopodomani, o l'anno prossimo, quando ti sentirai. Coperto. Riempito. E principalmente svuotato dal tutto ciò che ti percuoteva sul negativo, sul peccato e su ogni cosa malvagia. Oggi, se tu comprenderai queste parole, sarai completamente cambiato. Ripeto alcune frasi. Ripeto,
Ripeto. Niente, sicuramente la pagina si è riempita. Salviamo questa pagina e ne apriamo un'altra. Innanzitutto la andiamo a incollare sotto. Tutto incollato qui in alla bocca. Salva. Perfetto. Allora, chiudiamo questa pagina. Elimina. Bene. Bene.
proviamo a scrivere direttamente qua sopra. Vediamo cosa succede. Beh. Prova a scrivere. Scrivi. È successo qualche errore al microfono. Chiudiamo il microfono e lo apriamo di nuovo. Innanzitutto salviamo tutto.
Bene. Perfetto. Avete notato, sì, come avete notato, il progetto del microfono ha un limite della pagina per scriverla. È arrivato a quel limite di pesantezza, bisogna cambiarla e non è progettato per 3-4 ore in una pagina a scrivere. Noi ci stiamo approfittando, ma adesso che noi comprendiamo ciò che dobbiamo fare, a una certa altezza di scrittura noi cambieremo la pagina. Sono cose che noi stiamo provando per le prime volte e ci organizzeremo in questa situazione. Bene, per farla breve, perché si è fatto tardi, Gesù, detto queste parole, Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi, il recupero della vista. A rimettere
libertà. Li ho presi. In libertà. Gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuse il libro e resolo all'inserviente si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Mentre Gesù disse queste cose, tutti lo guardavano e lo fissavano, perché tutti gli sguardi erano fissi su di lui, perché sentivano qualcosa che li attraeva a lui. Ed egli, visto ciò che erano pronti per ascoltare, egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Mamma mia, che è successo? Tutti si sono ribellati. Ascoltando questo, si sono ribellati tutti. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. E dicevano: ma non è costui il figlio di Giuseppe? Vedete, già cominciavano già a pensare: ma chi è questo? Ma non è figlio di Giuseppe questo, il falegname? Che cosa vuol sentire dire che la scrittura sia adempiuta oggi tramite la sua bocca, tramite la sua persona? E già cominciavano a sbigliare tutti quanti uno con l'altro e il tumulto cresceva. E dal versetto 23 disse: ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito. Essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse: in verità
vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e vi fu grande carestia in tutto il paese, ed erano molte vedove in quel paese, in Israele. Eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova di Sarepta, di Sidone, al quale al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato. Lo fu solo Naaman, il Siro. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruito la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Vedete, vivificare nella grazia. Per stasera ci fermiamo qui, perché ci siamo inoltrato troppo nel tardi della notte. Già abbiamo passato la mezzanotte e non è giusto che vi tengo fino a tarda ora, quando possiamo farlo anche domani. Ma quello che vi voglio sentir dire fino a questo punto, che tutto quello che fece Gesù in quel momento nella sua patria non fu accettato dalla sinagoga e dai ministri di quella sinagoga, perché conoscendo Gesù da dove proveniva, non lo hanno accettato quando lui si mise a dire che è il figlio di Dio, che l'evento che era scritto nella sacra parola di quei tempi si era avverato. E dicendo che si era avverato, la conclusione era che Gesù si fece Dio, si fece figlio di Dio. E questo, a quelli che dirigevano la sinagoga, non gli piacque. No. E alzatosi, lo buttarono fuori e lo allontanavano verso il precipizio dalla montagna dove era, sorgeva la loro città. Stavano cercando di buttarlo giù, ma Gesù passò oltre Gesù passò oltre Gesù
Gesù passò oltre e se ne andò. Questo lo leggeremo un altro giorno, ma nel frattempo vogliamo ringraziare il Signore con la preghiera notturna. Chi è nella possibilità, preghi insieme a me. Chiuda gli occhi e ascolti la preghiera, e se è possibile pregate insieme a me. Padre Santo, Dio d'amore, giunto a questo limite di tempo, giunto a questo momento, ti vogliamo ringraziare, lodare e benedirti tutti i giorni della nostra vita. Ti vogliamo principalmente, Padre, benedirti, perché tu sei un Dio grande, meraviglioso, tu sei nostro Padre Celeste, il Dio d'amore, che benedice dal più piccolo al più grande e dal più grande al più piccolo. Tutti, nessuno escluso. E per questo, Padre, ti vogliamo chiedere preghiere per tutto il mondo intero, per gli ammalati, di guarirli, per i carcerati, di liberarli a una nuova vita in Cristo Gesù. Benedice ancora i senza tetto, Signore. Benedice ancora chi ti sta portando onore, amore e potenza che tu gli hai donato. Grazie, Padre. Ti preghiamo, Padre, ancora per tutta la nazione del mondo che hanno bisogno del tuo grande amore, della tua grande potenza dall'alto. Sì, Padre, benedici tutta l'umanità. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo
nell'amore e nella grazia del tuo figliolo, Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Continuo. Prova a scrivere anche qui. Non ce la fai. È un programma che non può scrivere. Ha aperto una pagina extra. Ah, ecco. Prima si apre una pagina extra mentre parlo, ecco, lo scrive e poi lo conservo, ripristinando, trasferendola di nuovo nella pagina. Ecco, abbiamo anche capito questo problema, che per noi era un problema. Adesso possiamo scrivere ovunque con la
con la direzione di un'altra pagina extra, con trasferendo tutto. Ecco, vedete, adesso ce l'abbiamo tutto qui scritto in questa paginetta. Trasferisci. Ecco, e si trova qua sotto. Perfetto. Bene. Adesso salviamo. Intanto chiudiamo. Salviamo questo. Seleziona tutto. Facciamo un file https://2. Okay. Siete spaventati, vero? Niente paura. Invece di fare il file MP3, stava leggendo tutta la lettera. A noi è troppo tardi per fare questo. Facciamo il file, lo conserviamo e poi ve lo trasferisco. Allora, scrittura automatica Luca 4 italiano. Visto. Inglese. Perfetto. Salviamo. In MP3. Andiamo a trovare la cartella dove sono salvate le altre. Ecco, Balaborka MP3. Ecco. Salve.
apriamo piano piano, per farvelo sentire piano piano, perché non voglio disturbare nessuno. Scrittura automatica italiano NDIC Luca capitolo 4 sei invitato a partecipare the piece of the Lord yes we all of you uno do the link to be invited in my transmission here in chat YouTube invitation to all in my channel 2401 2019. Perfetto. Non te lo faccio ascoltare tutto adesso, perché voglio fare un altro in inglese, così li mando tutti in online. Ok. Good. Perfetto. Adesso facciamo quello in inglese, così andiamo a letto. Qui si cambia la voce qua sopra, vedete, qui è messa Microsoft Elsa Descott italiano Italia, si va a cambiare e si va in quello inglese, poi c'è quello tedesco e via di seguito inglese. Inglese. Salve. Ecco. Nel frattempo che si fa questo file, vi saluto nella pace del Signore a tutti quanti con un grande abbraccio, come faccio sempre. Vedete? E vi cullo come Gesù culla me. Vedete, adesso che posso, lo faccio per tutti. E quattro baci. Uno, due, tre e quattro. Per tutti. Uno per uno. A Dio volendo, ci sentiremo domani mattina alle 5. Io nel frattempo, quando finisce questo MP3, chiudo questa chat e apro quella notturna. Chi ha che non può dormire e ha tempo può ascoltarla. Nel frattempo ci metto anche questi MP3 che ho fatto adesso. Inglese and Italia.
www.illsoftware.it/downloads.asp. Webcam scrittura. Avete visto? Ve le ho trasferite anche in inglese. Adesso chiudo e vi rimetto tutti qui nel video chat nuove che faccio. Vi saluto nella pace del Signore a tutti quanti. Buonanotte.